nostro corto nasce più o meno un anno fa, l'idea, almeno la fase preliminare, e nasce dall'incontro che abbiamo fatto con questo ragazzo che si chiama Sarda, e che è il protagonista del nostro cortometraggio, è un musicista, e noi l'abbiamo conosciuto grazie a un altro progetto che stavamo facendo una serie di documentari per la città di Torino, per un progetto di un'associazione. E abbiamo conosciuto lui e un altro ragazzo, Elarco, che è un produttore musicale, e loro si conoscevano già, quindi erano produttore musicale e artista, e stavano collaborando, stavano facendo delle canzoni, delle produzioni musicali. A noi è piaciuta molto la storia di Sarda, quindi quello che ci ha interessato subito appunto la particolarità della sua storia, e abbiamo da subito volevamo fare un documentario su di lui, quindi l'idea iniziale, quello che abbiamo proposto nel trailer era quella di un documentario su di lui, sull'altro ragazzo Larco. Poi le cose come sempre cambiano, anche in modo positivo, nel senso che poi abbiamo sviluppato un progetto che non era nelle nostre idee iniziali. Ed era una cosa che non ci immaginavamo, ci è piaciuto molto. Infatti, il risultato finale è stato un videoclip e un documentario insieme. Quindi, quello che è venuto fuori è questo prodotto che può essere fruito sia come un documentario nella sua totalità, sia come un videoclip a sé stante per l'artista, per insomma, la produzione musicale che gira attorno a lui. E quindi, questa è un po' la genesi di tutto. Beh, è stato secondo me più una scelta simbolica anche scegliere la location in cui ci siamo, in cui abbiamo deciso di far svolgere la maggior parte praticamente del progetto. La location è molto particolare all'interno di questa circoscrizione, però forse non è proprio, diciamo, il significato non è proprio quello della circoscrizione piuttosto che quello della casa vera e propria, quindi più che quartiere siamo concentrati sull'idea della casa. Infatti, il rapporto con la circoscrizione forse è più un rapporto che si sviluppa non tanto con le persone che vivevano lì o che comunque potevano interagire con quello che stavamo facendo, piuttosto con il paesaggio, lo spazio, che è entrato a far parte di questo progetto, appunto dal punto di vista del simbolo della casa, dello spazio in cui si può abitare, si può vivere, qualcosa che si può cercare e si può poi ritrovare in questo posto che non so se posso già svelare. Vai, Lo vai, si svelo? vede, spoiler. Lo spoiler. Il luogo che abbiamo scelto è molto particolare, è una specie di gabbia, una specie di casa che non ha ancora avuto in realtà la sua costruzione. Sono delle fondamenta, però che si sviluppano in verticale praticamente perché è un po' è uno scheletro. Lo scheletro di una casa, di un qualcosa in cui si sarebbe potuto creare altro, ma che non è stato fatto. E questo scheletro, quindi immaginiamo, non so, proprio un vero e proprio insieme di geometrie, di spazi che però in realtà poi non sono stati sviluppati e che quindi creano questa gabbia di, chiamiamole mura, che però non sono mura, e che quindi poi, diciamo, fanno un po' un contrasto con quello che era intorno alla circoscrizione, che era una circoscrizione che, come sapete, è piena di palazzoni, di comunque di qualcosa che si sviluppa un bel po' tutto insieme, tutto fa convivere le persone in un certo modo, e che qui invece ha uno spazio molto ampio, molto libero rispetto al resto, e che viene proprio invaso dalla natura, dallo spazio che poi comunque ovviamente la natura, quando lasci qualcosa lì disabitata, prende il sopravvento. E quindi c'era appunto, ci piaceva questo contrasto all'interno di questa circoscrizione, in questo luogo particolare che era appunto forte per noi e per il significato che volevamo dargli. Ah, il lavoro è stato gestito cioè in tre è stata fatta tutta la parte autoriale, nel senso tutta la scrittura, tutta la scrittura poi è stata anche fatta insieme a Carlotta Grassi, che è quella che ha scritto il laboratorio teatrale, e la regia è stata a tre, e lì sul set ci siamo divisi, ad esempio io ero più dietro la camera. Mentre Virginia si occupava più delle esigenze, insomma, più produttive della, dell'attività
del set o di dare indicazioni che magari a me dietro la camera sfuggivano, e anche Andre con il rapporto con gli attori, cioè i partecipanti del workshop e quant'altro. Mentre poi il montaggio l'abbiamo fatto praticamente insieme e quindi abbastanza collettivo. Effettivamente ci siamo imbattuti anche noi in questo problema all'inizio, ovvero dire siamo in tre, abbiamo fatto altri progetti insieme, facendo tutte le stesse cose, quindi il progetto che dicevo prima, dove avevamo conosciuto Sarda, l'abbiamo gestito tutti e tre come registi, come sceneggiatori, come montatori, quindi ci siamo chiesti all'inizio di questo progetto se era il caso di dividerci o meno. All'inizio abbiamo pensato di farlo, nel senso che è una cosa in cui crediamo, anche della differenziazione delle competenze per rendere al meglio. Però in realtà per il progetto che avevamo in mente, per insomma la composizione anche poi della troupe e come sono andate le cose, abbiamo preferito invece comportarci in questo modo e ha funzionato bene, direi. L'importante, appunto, come diceva Tommy, è stato sul set dividersi bene lì, perché quello era il momento dove tutto doveva funzionare bene, ogni cosa doveva essere giusta, quindi. E poi tutti dovevano sapere a chi rivolgersi in caso, esatto, di necessità, quindi era giusto anche così. In base alle competenze di ognuno di noi, per esempio Tommy ha competenze più fotografiche, quindi era immediato il collegamento diretto alla fotografia, infatti quello l'ha gestito lui, si vede insomma. Corto era un documentario, al fatto di poi decidere invece di non fare un documentario ma a fare un videoclip, cioè in base al testo di una canzone che ci aveva colpito dell'artista, proprio diciamo collaborare con lui a un videoclip, non essere noi che facciamo un documentario su di lui. Il rapporto con il tutore è stato molto importante nelle fasi iniziali, perché eravamo molto confusi all'inizio, proprio perché non sapevamo come sviluppare bene inizialmente appunto l'idea del documentario, che però non fosse il solito reportage su la vita di un ragazzo in una certa situazione, ma che fosse qualcosa di diverso. Quindi all'inizio eravamo piuttosto, diciamo, impreparati da questo punto di vista, e probabilmente l'opinione del tutor è stata importante più che altro per farci capire che direzione prendere nel momento in cui volevamo esprimere tutta una serie di elementi e non sapevamo bene come farlo, se farlo dal punto di vista appunto dei colori o piuttosto che appunto della location o di altri elementi che poi ovviamente tutti insieme formano il messaggio simbolico del progetto. Quindi su questo, proprio nelle fasi iniziali, è stato molto importante anche confrontarci con il nostro tutor, che ha comunque una preparazione oltre che tecnica, anche da documentarista, però ha fatto anche poi molti altri progetti diversi, e che quindi, diciamo, ci ha un po' fatto vedere anche una serie di riferimenti che ci sono serviti soprattutto per la parte del videoclip. Poi un'altra cosa anche importante che ha creato il nostro tutor è un dialogo su quello che potevamo togliere, nel senso che proprio inizialmente avevamo un sacco di elementi che volevamo inserire, come si sa, perché poi l'euforia di dover trasmettere qualcosa e ti porta a pensare tutto quello che vuoi esprimere e farlo diventare sempre di più. Lui invece, diciamo, ci ha un po' indirizzato su quello che era davvero il fulcro del nostro messaggio, del nostro progetto, e quindi ci ha permesso di concentrarci su quello che doveva essere. Quindi il ruolo del tutor, secondo me, è più qualcosa che serve nel momento in cui hai bisogno di un parere altro, di un parere esterno al tuo progetto, perché ovviamente quando fai un progetto tuo ci tieni che sia pieno di te, e poi ovviamente lo riempi di così tante cose che poi magari vedendolo dall'esterno dici sì, ma troppa roba. E invece magari lui ci ha un po' indirizzato anche su questo, su concentrarci su quello che volevamo dire, su come dirlo, eliminando magari le parti che erano soltanto poi, diciamo, che distraevano, che erano dispersive rispetto al messaggio e al segno che volevamo lasciare in questo festival. Ma per quanto mi riguarda, il festival purtroppo non lo sto vivendo appieno, perché pur essendo la prima volta che finalmente ho l'accredito per vedere tutto, manca il tempo. E quindi sono riuscito a vedere per ora solo un documentario, quindi un po' mi è dispiaciuto. Ovviamente ieri abbiamo visto tutti gli altri corti del Torino Factory,
Cercherò oggi di fare il rush finale, di finire tutto. Spero magari nel prossimo anno di avere un attimo più tempo in questo periodo di godermelo appieno. Io personalmente non sono una di quelle persone che si fa la full immersion giornaliera di film, proprio per un tempo mio di rielaborazione del film che vedo. Quindi probabilmente non farei, neanche avessi tempo, tutta la giornata a guardarmi i film, assolutamente. Però certo andrei a spulciarmeli un po' più accuratamente, insomma. Per quanto riguarda il rapporto con il festival, in realtà, beh, più o meno sono d'accordo con lui sul fatto di non avere tantissimo tempo, soprattutto per gli spettacoli pomeridiani o comunque quelli che ti riempiono comunque la giornata. Però in realtà mi piace molto pensare al festival e a quelle che sono poi le proiezioni come quella che abbiamo visto ieri, come una finestra su quello che è il panorama dei giovani soprattutto, quello che le tematiche principali che stanno emergendo secondo me sono visibili e magari potrebbero essere poi dei punti di riferimento e anche dei punti di dibattito, eccetera, anche in futuro. Quindi anche dai corti che abbiamo visto ieri secondo me sono emerse dei fulcri principali che insomma mi interessano. Più che altro il festival per me, oltre che guardare appunto film e poi diciamo avere la mia opinione su di essi, secondo me è più un qualcosa che fa muovere delle idee, fa muovere dei concetti e porta alla luce alcune tematiche che possono essere quella ambientale o quella dell'emarginazione o di altre tematiche che sono forti nel nostro periodo e che effettivamente dovrebbero, diciamo, far aprire gli occhi anche su quello che i giovani pensano al momento e su come si sentono in questa società. Sì, anche io non ho avuto troppissimo tempo da dedicare al festival, però mi sono un po' dedicato a vedere i documentari della sezione TFF, DOC internazionale, così. E la cosa che mi è piaciuta molto, c'è anche del festival in generale, che proprio arrivano i registi dei film, quindi ti presentano il film, rispondono alle domande. E quindi è un po', cioè non è semplicemente tu seduto, vai a vedere il cartellone che c'è in quel momento, semplicemente è un incontro. E niente, quindi direi bellissima occasione per incontrare i registi, farsi ispirare, sentire le loro storie, eccetera. Quello che secondo me è lo scopo di un festival o comunque di questi eventi che riuniscono vari eventi è quello di tirare fuori delle espressioni e delle tematiche importanti che altrimenti magari rimarrebbero sopite. Sì, poi riprendendo quello che diceva Tommy sulla presenza dei registi, effettivamente lì ti dà sempre qualcosa in più sulla visione che poi dopo, banalmente anche noi, probabilmente se avessimo presentato il nostro cortometraggio nella proiezione di ieri a sé stante, avremmo potuto magari far uscire delle cose, perché ovviamente come tutti i cortometraggi che ci sono stati, c'è tanto non detto per necessità proprio del mezzo video, in quel caso lì quel non detto può venire fuori dal regista che presenta il prodotto in questione. Nel nostro caso, per esempio, il tanto non detto era tutta la fase di preproduzione e questa cosa che accennavano anche loro prima del laboratorio con questa professionista Carlotta Grassi, quella è stata la parte più grossa, più insomma più corposa del nostro progetto. La post-produzione non è stata così pesante per noi, per il nostro tipo di cortometraggio, mentre quel pezzo lì, che per necessità poi abbiamo dovuto tagliare, è stato veramente, veramente grosso. Quindi il laboratorio teatrale non è stato solo un espediente ma era parte integrante. Secondo noi aveva anche un significato importante. Partire da quello, unire un po' anche questi due mondi che spesso collidono, teatro e cinema, insomma.